Jayaman e Diletta Leotta, fidanzati. Il gesto di lei. Jayaman è arrivato in Italia da qualche giorno per girare uno spot pubblicitario assieme a Claudia Gerini. Sin dal momento dell'arrivo dell'attore turco si sono diffuse notizie sul suo conto, alcune riguardanti il gossip. E infatti di queste ore l'indiscrezione secondo la quale Yaman avrebbe avviato una relazione con Diletta Leotta e una sua foto su Instagram lo confermerebbe. Ecco i dettagli. Sin dall'arrivo di Jayaman in Italia non si è fatto altro che parlare di lui. Inizialmente Jan è finito nell'occhio del ciclone dopo aver ricevuto una multa legata a un assembramento che si è venuto a creare vicino al suo albergo. Successivamente però questo argomento è stato archiviato e ora è la cronaca rosa a interessarsi molto all'attore turco. Infatti sta prendendo sempre più piede la voce secondo cui Jayaman avrebbe una relazione con Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN starebbe frequentando l'attore turco da diverso tempo e il suo viaggio in Italia sarebbe stata l'occasione giusta per incontrarsi. Subito sul web si sono scatenati i commenti e le ipotesi, ma è stata proprio Diletta, con un post su Instagram, a fare un gesto che sembra essere rivolto a Jan. Nella foto postata dalla Leotta la si vede seduta su un letto matrimoniale mentre ha in mano un bellissimo mazzo di fiori. Come didascalia Diletta ha scritto che dopo una giornata stancante è sempre bello che qualcuno faccia trovare un mazzo di fiori per dormire con il sorriso. Secondo quanto è stato ricostruito, quello potrebbe essere stato il regalo di Jan prima della partenza. Sicuramente la coincidenza è molto strana e se alcuni ipotizzano che Diletta Leotta stia giocando sulla questione, altri credono che quella sia stata una conferma implicita. Al momento però non sono arrivate notizie certe né da Jan né dalla conduttrice, anche se ci sono altre persone che sono certe di questa relazione. A confermare con molti dettagli la relazione tra Jayaman e la Leotta è stata proprio Anna Pettinelli. Ai microfoni di RDS Anna ha spiegato di avere la certezza che i due siano fidanzati e di saperlo da fonti sicure. La speaker ha raccontato che quello a Roma non è stato il primo incontro per Jan e Diletta, ma tra loro è ormai già scoppiata la passione. Tra i due ci sarebbero stati già diversi baci e quindi si tratterebbe ormai di una frequentazione già avviata. Jan e Diletta avrebbero inoltre alloggiato nello stesso albergo nella capitale e questa sarebbe un'ulteriore prova della loro confidenza. È molto probabile che la fotografia pubblicata da Diletta Leotta su Instagram la ritragga nell'albergo in cui è stata in questi giorni con Jan. Sicuramente se queste notizie che stanno diventando sempre più probabili venissero confermate, non sarà difficile vedere l'attore turco più spesso in Italia. Inoltre, anche se Jan è sempre stato piuttosto riservato sulle questioni della sua vita privata, è probabile la conferma della relazione prima o poi arrivi proprio dai diretti interessati. Voi che cosa ne pensate? Ritenete sufficienti gli indizi per credere che Jayaman e Diletta Leotta abbiano una relazione? Se sì, vi piacerebbero insieme? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.